Un saluto a tutti gli amici di Gamesurf, benvenuti a questa nuova diretta streaming dedicata al mondo videoludico. Questa sera iniziamo la settimana con una diretta doverosa, doverosa perché il tizio che vedete in copertina, tale Agente 47, sarà catapultato in quel di Marrakesh, in Marocco, per uccidere due tizi, un banchiere e un militare. Io ovviamente per effettuare la missione e soprattutto per farmi accompagnare al meglio, mi sono portato il mio agente di copertura, anzi il mio, come si dice, la mia voce nella testa, che sarebbe Tommaso. Il tuo grillo parlante praticamente. Esatto, sì, tipo la voce della mia coscienza, che mi guiderà. Ovviamente prendendomi anche in giro perché io ovviamente non ho giocato il titolo, quindi come sempre andiamo capitoli su capitoli a fare cose strampalatissime. Ovviamente vedremo, io intanto mi sposto diciamo nella schermata del gioco, intanto vedo Roccia. Buonasera Sì, salutiamo Roccia. Roccia. Grande Roccia, anche la nostra Roccia. Che ci segue sempre. E allora siamo sulla schermata del gioco. Aspettate che a me mi renderizza Io in il. questo momento ho qualche problema con Twitch, non capisco perché non vedo un cavolo, cioè gira gira e non buffera. Poi adesso i nostri amici in chat, Roccia e altri, ci diranno se anche loro hanno lo stesso problema, se sono una cosa mia, Guarda, andiamo. adesso vediamo, Tommy, anche Vediamo perché se adesso mi compare. io comunque voglio vedere un pochettino a Eccolo, sì, mi è volte. arrivato. Ma Mi è arrivato. sai, praticamente ogni tanto che fa, si ferma. Si Ci ferma pensa. soprattutto sul rendering, sì, perché ovviamente per fare in modo di. Lo so, Roccia, a te fila liscio, però vedi, per esempio, a me adesso mi sta un attimino bufferando. Vediamo un po'. Mamma mia. Intanto, Tommy, parlaci del capitolo. Cioè, io ovviamente ne ho parlato. A grandi linee, ma sicuramente tu potrai dire qualcosa di più. Allora, sì, diciamo che in questo capitolo gli sviluppatori si sono buttati un pochettino sul fantapolitico, dopo essere stati sullo spionaggio industriale o comunque sia lo spionaggio anche politico e le tecnologie d'avanguardia tossicologiche, questa volta si buttano sul caro buon vecchio colpo di Stato. C'è un generale, generale Z, vabbè, c'è un nome marocchino, scusatemi se non me lo ricordo bene, però adesso piano piano ripesco anche i miei appunti. Comunque, questo generale qua che vuole fare il classico colpo di Stato, cosa c'è di meglio per fare un colpo di Stato che non assumere il potere durante una situazione di regime marziale? Ah, mi sembra Quindi anche questo giusto. generale che si chiama Zeta Zaidan, Reza Zaidan, eccolo qua, fa in modo di fomentare una rivolta cittadina in modo che il governo centrale istituisca la legge marziale, lui assuma il controllo diretto in quanto principale carica militare presente sul posto e poi da lì vuole continuare la sua ascesa al potere, vuole fare una sorta di escalation. Qual è la scusa per cui viene aizzata la popolazione? Il caso è quello di un banchiere, come dicevi tu, un banchiere svedese, tale Klaus Hugo Strandberg, che è accusato di una serie di truffe ai danni dei risparmiatori marocchini. La sua banca ha aperto una serie di filiali in Marocco e ha truffato i risparmiatori. Maledetto. Qualcosa tipo 7 miliardi di dollari, una cosa del genere, se non sbaglio, la cifra si aggira in quella cosa lì. È sotto processo, non è ancora stato condannato, ma le prove a suo carico sono schiaccianti. Cosa fa il generale? Utilizzando alcuni mercenari, quindi truppe non riconducibili a lui, fa attaccare il cellulare che trasporta il banchiere, lo fa liberare, lo fa evadere e fa in modo che questo si possa rifugiare presso il consolato svedese. Pensate, che sarebbe poi Quindi una delle zone dove dobbiamo una delle introdurci zone in cui bisogna fondamentalmente. andare, perché effettivamente i due bersagli sono questi. Uno è il generale che ovviamente essendo l'eminenza grigia è la vera minaccia, il vero problema, deve essere eliminato. L'altro è questo banchiere perché se non viene eliminato prontamente si rischia comunque sia la Scusa, rivolta a Tommy, che mi prescindere. hanno tolto le macro. Adesso dovresti vedere che siamo andati.
Io ovviamente ti levo la. Vai, vai, prego, prego. Ci Che siamo. No, intanto. vabbè, avevo fondamentalmente finito. No, perché allora Io adesso. praticamente io mi sono settato delle macro su XSplit che fanno partire la schermata come dico io o meno. E non me. Sono stato 2 ore a premere CTRL X per cambiare schermata. E no, beh, infatti adesso meno male che sono ritornato sull'anteprima perché praticamente vedevo solamente lo schermo iniziale. Oh, intanto è arrivato anche Raziel. Salutiamo Raziel con la sua Allora. bella icona fiammante. Eh sì, infatti quella sembra più l'icona dell'orda di World of Warcraft, o almeno a me ricorda quello. E, ovviamente, Tommy, ricordami, ogni capitolo ha le sue sfide, e ogni Assolutamente, certo. capitolo ha delle direttive che possono cambiare l'approccio alla missione, che ovviamente vanno sbloccandosi, ho letto dal tuo articolo, che vanno sbloccandosi ogni volta che si completa la missione, no? Tu completando Certo, poi. certamente, perché Benissimo. sblocchi punti d'accesso, sblocchi nuovo equipaggiamento, sblocchi dei punti in cui puoi nascondere l'equipaggiamento. Facciamo l'esempio del capitolo di Parigi che abbiamo trattato 2 mesi Sì. fa. C'era un obiettivo, diciamo una sfida, che prevede di uccidere i due bersagli con il fucile da cecchino a 10 secondi l'uno dall'altro. Salvo che la prima volta che affronti la missione il fucile da cecchino non c'è. Quindi devi prima L'altro. averla terminata una volta, sbloccare il fucile da cecchino, sbloccare un posto dove nasconderlo e poi farti la missione orientata all'andare a prendere il fucile e risolverla in quella maniera. Ok, comunque allora dicevamo mappe sempre comunque incentrate sull'esplorazione, quindi mappe ampie, ma questa volta popolosissime, cioè vedo che già adesso il primo approccio vedo comunque una mappa piena zeppa di persone, quindi Sì, la piazza. sicuramente più complessa nel mimetizzarsi, suppongo. Assolutamente sì. Come ho accennato, te ne accorgerai anche adesso giocando sicuramente, hanno alsato l'asticella della difficoltà. Non dal punto di vista dei parametri numerici, cioè non è che adesso i nemici ti fanno più male o hanno più punti ferita. Hitman non è quel genere di gioco, Certo. ok? Però hanno aumentato le complicazioni che 47 deve affrontare per fare il suo lavoro. Le vie di Marrakech, tranne qualche viuzza, sono tutte piene di turisti, di soldati, di mercanti, oppure dove c'è la fumeria ci sono i camerieri, gli serventi vari, e così via. Quindi, quando ti trovi, ad esempio, a dover magari stordire una persona per rubarle gli abiti, che è una cosa abbastanza standard che abbiamo Beh, visto ormai di certo, questo ormai capitolo l'approccio di lo Hitman, conosciamo. è difficile farlo quando hai 150-200 persone intorno. Sai benissimo cosa succede se provi a Certo, fare chiaro, chiaro. violenza in quel momento. E questo è quello che concerne le piazze principali, i mercati e le stradine di Marrakech. I due bersagli, tra l'altro, non si trovano nella stessa locazione, cosa che invece era così di base nelle altre due missioni. Il generale ha occupato una scuola disabitata, Ok. abbandonata, e in tutti i varchi che portano alla scuola ci sono guardie. Capito. E il banchiere invece sta al consolato svedese, che è una costruzione di quelle grandi, comunque con dentro c'è tutta la sicurezza interna, ci sono i soldati ancora e così via, e anche lì gli ingressi sono limitati e guardati a vista, tra l'altro anche con telecamere di sicurezza, che Ho non capito. inficiano la missione. Se però vuoi ottenere una buona valutazione, devi anche o eluderle oppure raggiungere Chiaro. il computer centrale con le registrazioni e distruggerle, che era una cosa che c'erano anche nelle altre due missioni, però erano meno pressanti, cioè qui proprio come entri nel consolato ti beccano le telecamere, Quindi diciamo che è bisogna quasi quasi cercare. garantito, Ok. è quasi, se vuoi fare un bel lavoro devi distruggere le prove, sì, ti aggiunge un obiettivo non scritto al contratto, mettiamola così. Ok, io intanto sono arrivato in una zona dove pensavo di trovare qualche indizio, perché chiaramente all'inizio il consiglio più spassionato è quello di cercare degli indizi per ottenere delle vie di ingresso, no? Certo, Nella certo. zona dove, solo che io in questo momento sono arrivato in questo negozietto, ma non so bene che tipo di ingresso vuole darmi. Io intanto. Ragazzi, chiedo un feedback audio e video più che altro sulla qualità dello streaming, nel senso se il video vi buffera o ci sono dei problemi. E più che altro perché così almeno sono sicuro della giostra e andiamo avanti a streamare. Perché io vedo tutto relativamente positivo. Però,
Però se mi date un feedback anche voi, intanto vedo che c'è anche una domanda di Raziel. Sì, l'ho vista, infatti stavo aspettando che finissi di dire. Raziel ha fatto una domanda molto interessante. In questo gioco la trama ha una valenza centrale o passa in secondo piano? Raziel, di base i capitoli sono apparentemente slegati, nel senso che quando tu inizi un capitolo non è necessario, cioè non è che ti porti cose o esperienza o personaggi dal capitolo precedente. Il fatto di aver completato o non completato il capitolo precedente in un modo o nell'altro non ti cambia la storia del singolo capitolo, perlomeno quanto ho visto finora. C'è però un filo conduttore, a parte nelle cinematiche tra un capitolo e l'altro che si rilasciano tutte quante alla storia di base, anche all'addestramento di 47, ai personaggi che sono stati incontrati proprio nel tutorial. Ma proprio qui a Marrakesh mi è capitata una scena piuttosto carina. Adesso, Valerio, scusami Simone, tu sei da tutt'altra Grazie. parte, però sì, mi dispiace, scusami se ti ho scambiato per Valerio, lo so che è un Andrò a suicidarmi insulto. fra poco. Dopo la diretta Ma penserò a un basta modo col per suicidarmi. Esatto. sangue. No, Simone, assolutamente Simone. Dicevo, presso la fumeria che c'è alla piazza centrale di Marrakesh, c'è una ragazza che sta parlando al telefono e puoi ascoltare la sua telefonata e scopri che questa ragazza è una modella spia che è stata mandata a Marrakesh, non sai bene per quale motivo, dai personaggi della missione parigina. Se vi ricordate, a Parigi c'era questa organizzazione spionistica che utilizzava i modelli e le sfilate di moda come infiltrati, come spie, come agenti, che è quella che 47 ha sgominato uccidendo i due principali capi di questa organizzazione. Quindi praticamente il trovare questa attrice, questa modella, questa spia qui a Marrakesh Ti che dà sta una finendo la sua missione si ricollega certo. alla missione parigina. Non ti cambia la missione, ovviamente, quella tizia non ha nessuna importanza qui nella missione di Marrakesh, però ovviamente ti dà una Vabbè, ti dà un visione. sentore di un, comunque, ecco, come dicevi tu prima, di un filo conduttore o comunque di un Sì, una qualcosa che visione più unisce. globale, una visione più globale della vicenda. In teoria, che io sappia più o meno da quanto è stato scritto su comunicati stampa, dichiarazioni e varie altre note rilasciate da Square Enix e da IO Interactive, l'ultima missione, che se non erro è in Giappone, dovrebbe essere conclusi l'ultima missione di questo gioco, la sesta, ammesso che poi non ne facciano altre, ma per il momento ne sono previste sei. Dovrebbe essere conclusiva della trama Io principale. intanto per sbaglio sono Dovrebbe entrato riallacciarsi nella. alle altre. Dicevi, Simo, No, io scusami. intanto per sbaglio sono entrato in una zona a traffico limitato, diciamo, Stanno e il tizio. Sì, perché stavo seguendo un indizio. Solo che molte volte, ecco, c'è da dire che non dico che ti lascia un po' così, nel senso che no, è privo di indizi, Però a volte se approcci in maniera superficiale effettivamente vieni punito anche malamente, insomma. Perché pure qua, Sì, e come evidentemente dicevo a devo. proposito dell'asticella della difficoltà, in questo capitolo gli indizi te li dà, le tracce da seguire, ok? Solo che non sono così filo guidate come nei capitoli precedenti, che per carità è ottimo, però a volte ti chiedi anche cosa devi fare. Ti faccio un esempio: a un certo punto c'è un indizio che ti dice fai questa cosa per avere la chiave della scuola, il passepartout della scuola. Ti dici. Bellissimo, figata, nella scuola ci devo andare perché il generale da ammazzare sta là. Dopo che lo tieni ti dice vai a scuola. Sì, come? Cioè ci sono le guardie. Certo. Ti devi inventare un altro modo, mentre prima ti diceva sì, vai da tizio, seguilo, prendigli l'abito. Una volta che c'è l'abito puoi entrare in quella zona, fare questa cosa. Ti diceva tutto passo dopo passo. Qui ti dice ok, guarda, lì c'è la chiave. L'hai presa, bravo, adesso vai a scuola. Certo. Vabbè, Parliamone. quindi comunque diciamo che veniamo lasciati un po' più a noi stessi, Sì, fondamentalmente. è anche giusto, caspita, dopo due missioni serie e tutto il tutorial, è anche giusto che la terza il giocatore sappia giocare, insomma. Chiaro. Ma poi comunque che abbia, diciamo, abbia assimilato un tipo di approccio che oramai in questo nuovo capitolo di Hitman diventa un po' il pane quotidiano, no? Io Sì, intanto mi sono assolutamente. avvicinato per ascoltare questa opportunità, benissimo, che mi è stata rivelata. Allora, premi F1, apriti sesamo.
Il vecchio preside della scuola in cui Zaidan ha allestito il suo quartier generale vive sopra il negozio di tappeti. Ah, ok, credo che sia È quello della proprio quella di cui chiave. parlavo. Non l'ho Ok. detta a caso perché hai visto, è lì molto vicina a dove si parte. Benissimo, io adesso dovrò vedere allora a questo punto se c'è qualcuno qua che mi fa entrare o meno. Allora, qui io non vedo nessuno, quindi provo a intrufolarmi. Raggiungere il preside e prendere la chiave sarà facile, ti ripeto. Il problema è che ti servirà tanto quanto se non riesci a superare il blocco. Certo. Io ho Niente. un ritardo imbarazzante Vabbè, ma è su normale, Twitch. dai, purtroppo Twitch fa Eh no, questo ma è gioco. tanto stasera. Non so se sia la mia connessione. Posso provare a fare una cosa? Provo un attimo a riavviare il browser. Nel frattempo tu raccontaci. Guarda, io adesso ho stordito il preside. Mi Ci vado a dovrebbe essere rubare la una cassa chiave. dove lo puoi nascondere. Ti puoi anche travestire da preside, ma occhio perché il figlio ti riconosce. Sì, ma infatti io me ne andrò da un'altra parte. Vediamo se posso scendere di qua. Ovviamente no. Allora, il figlio, eccolo, è arrivato. Vediamo se riesco a occultare, diciamo, a fregare pure lui. Perché non mi ha visto. Sentirà i passi? Beh, se t'acquatti non dovrebbe. Vai, vai, Ma vai, poi vai. siamo in Marocco, è pieno di tappeti. Mai quanto in Persia, no? Ci sarà un'altra cassa dove posso nascondere sto tizio? Sì. Sì, vabbè, ce ne stanno due in una cassa, eh. Ah, vabbè, ma io sono sceso e ora occulta. Che dici, vado in giro vestito da preside o... Ma sì, andiamo in giro Non vestito so quanti da preside. altri ti potranno. Se no vado in giro vestito da figlio del preside, perché potrebbe essere opinabile. Comunque, ho preso anche lui. Quindi, allora, ho preso la chiave. cavolo. Ora posso raggiungere la scuola. Però devo vedere, a questo punto mi faranno passare le guardie? Ok, no, perché qui ci va solo la polizia. Perfetto. Quindi mi orienterò da un'altra Quindi parte. è una bellissima chiave, un bellissimo vestito con un Vestito. bellissimo Panama. Quindi Però diciamo, tra l'altro ho raccolto un mattone prima, tanto perché metti che mi possa servire. Comunque chi non serve un mattone al giorno sto d'oggi? guardando, c'è da dire comunque una cosa, a differenza degli scorsi capitoli di Hitman, che effettivamente il level design è migliorato tantissimo, cioè considerato che stiamo parlando di un'ambientazione comunque veramente molto grande da gestire. Cioè, io sto vedendo una serie quasi infinita di particolari, di dettagli. Cioè, riprodurre poi un mercato marocchino pieno di tutto e di più, perché vabbè, conosciamo le cose. Porca miseria, cioè io adesso sto davanti a un mercato della frutta, tu lo vedrai ovviamente in differita, ma qualcosa di strepitoso. Cioè, io sto rimanendo veramente a bocca aperta. Tra l'altro adesso vedo Raziel, che ci chiede: le varie interazioni diversificano il gioco o molte sono inutili alla fine? È Roccia che ce lo sta chiedendo, ma va bene. Sì. Allora, Roccia, dovrei capire esattamente che cosa intendi. Se ci stai chiedendo fondamentalmente se a utilizzare un approccio piuttosto che un altro modifica la storia del gioco. E in questo caso ti dico di no, cioè anche perché se no non avrebbe senso il fatto che ogni missione la puoi fare n.000 volte. Alla fine. La missione parte dal presupposto che all'inizio ci sono i bersagli, alla fine, quando 47 se ne va via, i bersagli sono morti. Ed è questa l'unica cosa vera che influenza la storia del gioco. Ma non l'influenza in realtà, cioè è un copione già scritto. Quello che cambia è il modo in cui tu puoi uccidere queste persone. Non dovrebbe essere così tanto rilevante, no? Da quel punto di vista la rilevanza è abbastanza limitata.
Tra l'altro Io salutiamo credo DVD che... Barrett che è un nuovo game surfer. Ah, grande, grande, benvenuto. Tra l'altro io una cosa che però sto cercando di capire in questo momento è che molte zone sono chiuse dai militari. Ed Eh già. è però sono proprio le zone che devo raggiungere io, per la Eh già. scuola. Quindi potrebbe essere opportuno vestirmi da militare. Per esempio. Allora, devo trovare un militare solitario però. Bel problema, perché sono sempre a 2 a 2, sono un pochettino come i carabinieri di Pinocchio. Perfetto. Ma noi avremo una soluzione, anche perché io sto andando in giro con una bombola del gas. Quindi vediamo cosa potrò realizzare con questa bombola. Forse niente. Allora, vediamo. Qui avevo visto un tizio che si aggirava, non dico solitario, ma Tra l'altro ti mezzo aggiungo una cosa, i militari ce ne sono di due tipi, ci sono quelli che hanno il giubbetto antiproiettile e quelli che non ce l'hanno. mezzo. Quelli che ce l'hanno sono più... Resistenti. hanno più mobilità. Ah, No, non sono ok. più resistenti, ripeto, il problema non è quello. Diciamo che quelli senza giubbetto antiproiettile sono quelli che sono o in libera uscita o sono comunque di servizio così in mezzo alle strade, in mezzo alla folla. Quelli col giubbetto antiproiettile o comunque con il giubbetto con molte con i taschini, eccetera, eccetera, sono proprio di guardia ai posti in cui non puoi entrare. Quindi, se tu, ad esempio, prendessi la divisa a uno di quelli che non ha il giubbetto, comunque non ti farebbero passare. Ecco, ti do Benissimo. questo indizio. Allora mi toccherà inventarmi qualcosa con questi. Se no, puoi anche temporaneamente lasciare stare la scuola e andare a vedere un po' il consolato. Allora, facciamo una cosa. Intanto io salvo. Che mi Sì, sembra che sia una cosa giustamente. Allora. Andiamo qui, slot vuoto. vedi, i cammelli non li avevo manco notati io. Sono Vai. delle statue di cammello. Adesso... Oddio, posso tirargli la bombola in faccia? Non ci credo. Mi sembra un'azione, come dire, di alto profilo. Ok, allora facciamo una cosa più intelligente. Prendiamo la monetina, che la monetina risolve tutto. Tra l'altro ne ho Bella poi. due. Allora, adesso io devo fare in modo che il tizio non mi vede mentre la tiro. Non mi vede mentre la tiro. Ma chi se ne frega, noi siamo temerari. Manda in cortocircuito. Cacciavite mancante. Guarda, Cacciavite, dove faccio lo finta di tocco? niente. Ah sì, mamma mia, dove è il cacciavite in questo posto? Perché se ti ricordi nel tutorial trovi i cacciaviti ovunque. Allora, Il oh. cacciavite è diventato vano. Vabbè, come tutte le cose, adesso faranno la... Allora, vediamo se... Oh, guarda quanto mi c'è già. Ah no, ma c'è un tizio qua. Maledetto. Bel problema. No, questi sono troppo messi insieme. Potrebbe essere. Aspetta, aspetta, qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Ok, sì. Bene. Allora, vediamo se ci riesco qua a fare questa action. Tanto lui mi sembra che fa una bella girata. Allora, va di qua. E vediamo, mi sa che torna indietro. In Ci realtà, alla dovrebbe. fin fine, lo spazio dove muoversi qua a Marrakesh non è tantissimo. Sicuramente, Sapienza era un po' più vasta Beh, come immagino. cittadina. Potevo Tirano scavalcarli così. I quelli di muretti? cemento? Sì. Sì. Com'era? Mi sa spazio. E il tasto del. Boh, non lo so. Cioè, su console X, su PS4. Ah, ok, è pure X qua. Così io adesso, quando il tizio se ne va di là, è passato un altro militaretto. Riroccia ci chiede: intendevo chiedere se le tante possibilità sono gestite bene dal gioco o ti ritrovi a fare sempre le stesse cose per andare avanti. Nei primi due capitoli andavi dal punto A e qui si è interrotta la frase. Vabbè, Vacca, no, troppo corto il tempo. Roccia, alla fine da punto A a punto B, mimetizio, uccidi e via, di nuovo da punto A a punto B, mimetizi, eccetera. Roccia, beh, in un certo senso sì. Fondamentalmente l'obiettivo di 47 è quello, cioè superare cioè raggiungere l'obiettivo, eliminarlo, possibilmente senza farsi scoprire o ammazzando i testimoni o sopravvivendo alla fuga. Cioè, sinceramente non riesco neanche a immaginare, a meno di non avere una struttura con accesso dinamico come può essere Assassin's Creed.
ah, questo non è Assassin's Creed, diventa un pochettino più complicato pensare a un modo. Io adesso sto vedendo che ti stanno arrestando. Beh, sì, considera che ho fatto un'azione. Purtroppo non avevo calcolato. Ci ha messo veramente pochissimo tempo a girarsi. Hai attaccato la Pertanto. guardia sbagliata, se vogliamo, perché quella di guardia che hai attaccato per prima in realtà non si sarebbe mai girata. Quindi se avessi fatto l'altra saresti andato abbastanza tranquillo. Ah, beh, bravo, bravo. Mi sei piaciuto. Ma tra l'altro potevi anche evitare di farle entrambe perché ce n'erano altre dentro più facili. Comunque, vabbè, hai trovato il travestito. Un'altra guardia che ti sta sparando. Mi sa che ti sei proprio bruciato. Vabbè, mo adesso lo rifaccio perché effettivamente non avevo pensato al fatto che una delle guardie resta sempre rivolta verso. Vedi, poi alla fine questi sono giochi che se fai in compagnia ti diventano direttamente un altro gioco. Sì, beh, ripeto, se avessi ignorato le due guardie fuori e fossi entrato nel negozio, c'era modo per raggiungere altre guardie più semplici e risolverla così, insomma. Ed è il secondo modo che ho trovato io poi per entrare a scuola, quello. Ho capito. Però beh, effettivamente la guardia poi me la porto là dietro. Una volta che la prendo, sperando che non ritorna subito Comunque, quell'altro. finisco la risposta a riroccia. Vai, 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 Le certo. tante possibilità sono gestite bene dal gioco. Mettiamola così: hai dei percorsi alternativi, hai dei tentativi alternativi per raggiungere il tuo obiettivo. Puoi inventarti qualche cosa autonomamente, o puoi seguire dei percorsi un pochettino più piastrellati, per così dire. Però il risultato è quello, cioè devi andare dal punto A al punto B, che poi possa passare da C, D, E o F, è più o meno una scelta tua. Le scelte non sono illimitate, sono molteplici. Poi magari c'è creatività perché l'obiettivo lo puoi ammazzare in 3-4 modi diversi. Non ultimo quello di sparargli, insomma. Cioè, la carabona vecchia pistola funziona sempre. È un gioco che ti spinge a essere creativo e, se Creativo. vogliamo, anche improvvisare in determinate situazioni. Non chiediamogli però un'assurdità assurda, ecco. Allora, aspetta che io a parte ho completato una sfida, però adesso sono in un posto dove non mi fa andare. Adesso sto in un vicolo cieco. Certo che questo qua però. Vediamo se riesco tante volte a spostarlo. Magari lo metto dietro alla cassa. Guarda che cosa sto a creare. Vai. Quindi, allora. Mi conviene andare da un'altra parte ora. Ovviamente ora il tizio non si accorgerà minimamente di me che del suo amico che è completamente un altro. Ok, andiamo di qua, va. Ah, l'hai nascosto dietro al bancone. Eh sì, volevo prendere la sciabola perché mi faceva molto fighettoso. Però ho detto vabbè, Ah, metti che prenderla la mi. puoi prendere, poi non so come te la occulti. È quello, infatti. C'erano anche Opportunità nello decisa. scenario francese, c'era proprio la mostra, se ti ricordi, con le spade e le sciabole. Potevi prendere, c'era anche l'obiettivo, credo, che comprendeva l'uccidere il bersaglio con la sciabola. Ti voglio vedere a farlo perché Beh, ma il appena problema, ti infatti, accorgi. credo che poi fare determinati obiettivi diventa poi una specie di, come si dice, anche di sfida in più, no? Eh sì, Dovrebbe è come fare i fondamentalmente contratti. I aumentare. contratti alla fine sono quelli, ti chiedono di uccidere determinati bersagli anomali in maniera anomala. Se ce la fai, bravo, se non ce la fai, oh. Roccia chiede: se spari in mezzo alla folla, per esempio, come si comporta l'IA? Semplice, la gente comune scappa e i soldati ti sparano addosso. Ok. Io vedo Quindi che sta sei aperta. arrivato a scuola. Ti Sì. Cioè, sta segnalando un'opportunità. Tra l'altro tu hai sì, il... ho completato l'opportunità, quella lì di entrare. Adesso passo anche di qui.
visto che tanto ho la chiave. Esatto. Io quando sono venuto qui c'avevo il. Non il. Come si chiama? Quello per scassinare. Ah, vabbè, il Sì. Il grimandello. baldello, esatto. Ah, ma io ho l'obiettivo. Ah, porca vacca, è qui dentro. Tra l'altro, qui dentro, circondato da guardie che mi riconoscono. Bello essere re, diceva quello. Allora, arrampicati dentro. Spirito scolastico. Allora, loro non mi dicono niente. Qui che c'è? Nascondi oggetto. Ah, cassonetto dei rifiuti. Carro armato giocattolo. Che dovrei farci? Allora, qui che c'è? Un altro mattone. Però il tizio è qui e si sta facendo una passeggiata. Tra l'altro, buono perché si sta facendo una passeggiata in un posto dove le guardie non mi rompono le scatole. Beh, te le romperanno se tenterai di fare qualcosa di sbagliato. Certo, però qua vedo un interfono. Allora, interfono della scuola. Se lo accendo. Proviamoci, va. Nel mio video si è la seconda porta chiusa a chiave, che io invece non ho potuto aprire perché c'era la guardia in mezzo alle scatole e quindi non potevo usare il grimaldello. Sono passato dalla finestra. Dai, che se si gira quello passo di qua. Ok. Questo non mi rompe. Eccolo qua. La butto lì, da qualche parte in questa costruzione ci sono delle cariche di esplosivo telecomandato. Quindi un'idea carina è piazzare la carica dove sai che il generale passeggerà, perché comunque sia lui passeggia, e fargliela scoppiare quando ci si avvicina. Aspetta che sto facendo cose che non stanno né in cielo né in terra. Ok. Ah, non mi fa scendere, peccato. Ah, bello, l'hai ammazzato buttandolo giù nel bagno. Sì. Il problema è andarte. Esatto, pensavo scendeva di qua. Allora, arrampicati dentro. Ragioniamo sulla cosa. Qui posso scendere? Scendi giù. Roccia dice: tu gli hai buttato il capo di fronte e loro sono lì a grattarsi la nuca. Roccia, allora è sembrato che il capo sia caduto di suo. Infatti gli ha dato uccisione per incidente. E uno si sporge e cade. E mica saremo qui a sfamare tutti i Ok, generali del circondario. dovrei riuscirmene ad andare senza creare panico. Devo dire che comunque mi ha detto bene, perché sono riuscito a trovare una cosa che ho notato anche molto diversa approcciando a questo tipo di giochi, è il fatto che molte volte il timing casuale, cioè visto quando, non so se ti è mai Sì. capitato rigiocando, no? Che ne so, tu arrivi in una stanza in un momento propizio che ti conviene per fare una determinata azione. Se lo rifai, Non identico, ti capita non più. ti capita più. Cioè, come si dice a Roma, una botta di culo, per non dire Esatto. un'altra cosa. E come dice Roccia, morto per un calcio in culo. Esatto. Allora, io adesso però devo andare al consolato, quindi devo tornare indietro. Anche perché di qua. Ecco, forse una mappa così ampia, però sto notando che per trovare l'altro obiettivo. Ah, dove cavolo sta? Ah, eccolo, pensate, un puntino rosso nel vuoto. Allora, volevo vedere se provavo a correre se mi rompeva le scatole qualcuno. Ma penso di no. No, alla fine non causa grossi problemi. Tanto in mezzo alla folla non corre. Beh, immagino anche perché. Comunque, ecco, guarda pure qua la folla, oh.
Robetta seria. Però adesso che io sono vestito da militare dovrei poter entrare, perché sono uno dei militari col giubbotto antiproiettile. Però qui non posso scavalcare perché è transennato. Qui sì, posso entrare però. Giusto? Non mi rompi? Eh no, che non mi rompi, scusa, sono un amico tuo. Tranquillone. Esatto, usa la tessera. Devo usare una tessera che non ho. Ah, ok, qui si passa. Security check, vabbè, ma io penso che... Ok, sono potuto passare io. Però qui cominciano a esserci persone che mi riconoscono. Il tizio è qui sopra. Allora, anche qui credo che bisogna andare a botta del kill. Allora, il buono però è che sono... Ah, carola. Al consolato ti riconosce un sacco di gente. Immaginato. Tutta la sicurezza interna rompe le Ah, sicurezza interna, quindi mi dovrei vestire da uno della sicurezza interna. Che ne pensi? Allora. scatole. Possono rompere le scatole anche quelli. Perché ho visto che mi ha ripreso una telecamera e mi ha rotto le Già. scatole. Attiva l'allarme antincendio. Potrebbe creare un bello scompiglio. Allora, intanto salviamo. Che quella è una di quelle cose che Hai ci deve visto mai? sempre essere. Bravo. Vediamo che succede se faccio l'allarme antincendio. Non mi dire nulla. Sono tutto ombrello. Vai, vai, c'è l'allarme. Vediamo se tante volte. Allora. Aspetta. Porca vacca, oh. So tutti mi riconoscono qua. Te l'ho detto che è brutto il consolato. Allora, per salire è un problema. Non so se ci stanno vie. Però chi mi può riconoscere potenzialmente mi dà anche un travestimento più forte del mio. Mi ricordo questa cosa io di Hitman. Sbaglio? Più o Ni. meno, sì, potrebbe, ma alla fin fine è relativo. Cioè, torniamo al famoso discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, della gente che lavora nello stesso ambiente. Ah, ok, Quindi sì. se tu prendi il vestito a un soldato perché ti ha riconosciuto, sempre da soldato sei vestito, capito? Cioè, Certo. quindi se uno ti riconosceva prima, ti riconosce anche dopo. No, è che magari, che ne so, ci stava qualcuno vestito da pizza in brocco, gli fregavamo la roba. Allora, aspetta, perché qui e sulle scale ci stanno... Qui che c'è? Mimetizzati. Ah, non lo posso fare. Qui posso avvelenare, avvelenare. Qui c'è un altro allarme antincendio. Bersaglio in isolamento. Sarà peggiorato la situazione. Possibile? Porca vacca. C'è la mappa, se accedi al menu puoi vederlo. Aspetta, eh. C'è delle scale che scendono. Vediamo E se... vanno al garage. Sicuramente un'ottima via di fuga. Vedi come cosa dicevamo prima? No, Che ti scoprono da tutte le parti? che mo vedrai una cosa che io sto ridendo. Non ho capito com'è successo, ma io sto ridendo. Vedi come cosa dicevamo prima?
che ti scoprono da tutte le parti? No, che mo vedrai una cosa che io sto ridendo. Non ho capito com'è successo, ma io sto ridendo. Ti ho appena visto passare dietro a uno che in teoria era sospettoso. No, ora vedrai anche un'altra cosa. Ah, ti vedo scendere delle scale. No, che spettacolo, non hai capito che spettacolo, Tommy. Cioè io, ma non hai visto chi sto seguendo? Ah, lo stai seguendo mentre sta andando in isolamento. Esatto. Ma calcola casualissimo proprio. Questa è roba da imbroccare il fucile. Aspetta se me lo fa fa. Ecco. Andiamo, andiamo ragazzi, su, facciamo la missione. Andiamo a isolare il soggetto. Madosca. Ok, vai. Ok, ora che famo però? Ti prendi il mitra, fai una strage, li ammazzi tutti. No, Ma non sono così figo io. ne ammazzi uno e poi ti ammazzano, Esatto. probabilmente. Thank you. You're welcome. Allora. Ah, vai, vai ragazzi, calmatevi, non c'è problema. No, non ci credo. Uff, non so dove è andato, ma è stata una gran cosa. Aspetta, eh. Che Sta c'è là scappando per il dentro? tunnel e qualcosa mi dice che sta andando verso la scuola. Aspetta che mi sto a tagliare. Vediamo se... cazzo. Peccato. Peccato, peccato. Mo' provo a fare una cosa, ma la vedo dura. Allora, vediamo se mi permette di fare un cambio. Ma mi vedono tirare la moneta? Bella domanda, fammelo da qua. No, arti 2. No! Non ci posso credere che si è mosso il soggetto. No, sì, e come mi ha visto? Ho sparato con una pistola silenziata. Comunque quando spari se ne accorgono, insomma. Cioè. Andate a vedere cosa è successo. Lo posso dire? Allora, adesso devo fare un giro un po' lungo, ma... Ah, cioè stai Questo scappando dal tunnel. sì, praticamente sto facendo la strada inversa. Ma ti troverai addosso di tutto, eh. Allora, intanto salviamo perché allora, vai. Ricordami una cosa, Tommy, ma c'era la possibilità di fare una difficoltà dove non c'era la modalità con quella lì di focus, no? No, 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 non Ah, c'era. Massimo, no? sei tu che decidi di non usarlo. Ah, ok. No, non c'è setaggio di difficoltà. Ok. Allora, io però c'è una cosa che non comprendo. Dov'è la via di fuga? Allora. Sei sicuro di averlo ucciso? Io penso di sì perché gli ho sparato in testa. Ah, dovrebbe essere morto. Beh, anche perché io Io non vedo non ho fatto più. caso se è comparso il messaggio. Non sai che non ci ho pensato manco io. Però io adesso non vedo più l'indicatore rosso. Quindi a meno che.
Facciamo una cosa, va. Sinceriamoci della situazione, tanto ho salvato. Ma guarda, se ti guardi intorno dovrebbe comparirti un'icona per la via di fuga da qualche parte. Può darsi che sia più in alto, non so. Un'icona per la via di fuga, in che senso? Le icone dei posti che puoi raggiungere per uscire dalla missione. Allora, vediamo un po' com'era la mappa. Ripianifica? No. Porca vacca, non l'ho fatta ricordare. Allora, proviamo a vedere se il garage c'ha un'uscita. Sicuramente avrà un'uscita il garage, Ce l'ha, ce l'ha. no? Benissimo. Fire exit, keep clear. Vai. Ah, eccola l'iconcina. Bravo. Eccola qua, piccola, ma c'era. Guarda come me ne esco dalla porta principale ed è tutto a posto. Allora, aspetta, perché voglio fare una cosa. Vediamo quello che diceva Roccia. Esatto. Sparare in mezzo alla folla. Facciamo una cosa alla Rambo. Vediamo se riesco a fargli un colpo in testa di più tutti e due. Ma fino adesso non è scappato nessuno. Aia. Maledetti! Mi hanno ucciso. Innocente ucciso. Ma carica su. Ma avevo finito la missione già. L'ho fatto per burla, per goliardia. Allora, vediamo un po'. Tanto sto guardando il replay che ho sparato tipo in testa a una ragazza, non è morta. Allora, localizza l'uscita. Vai. 50 metri. E ci siamo, dai. Eccoci qui. Uscito elegantemente dalla porta d'ingresso. Sì. Beh, anzi, dai, devo dire che comunque ci ha detto abbastanza bene. Hai avuto Sicuramente. due botte di culo Bravo, clamorose, vedi? Simo. Torniamo al discorso di prima, cioè timing incredibile, anche perché vedi, non mi aspettavo Sei minimamente di entrato nel trovarmi momento in davanti. cui il generale stava esaminando il bagno e l'ho buttato lì sotto. Poi hai fatto squillare l'arma antincendio e ti sei trovato per caso nel plotone che stava Esatto. portando in isolamento Vabbè, ma quell'altro, insomma. uno deve avere fortuna, cioè fare l'assassino è anche un po' un gioco di fortuna, non è solamente Credo che abbia bravura. fatto grandissima valutazione anche perché non hai cancellato la registrazione della videocamera, ma vabbè. Vabbè, sì, la valutazione comunque io a livello di professionalità è chiaro che anche questa qui è un fattore sfidante che ti incentiva la rigiocabilità, come diciamo sempre, oltre ai vari fattori di ingresso e o alla diciamo alla l'oggettistica che ti puoi portare in missione, perché so che comunque puoi scegliere anche quella dopo aver completato la missione, chiaramente No, ma lì. anche la prima volta se ne hai sbloccate dalle missioni precedenti. Ah, ok, quindi ci sta comunque, c'è cioè una specie di riporto anche delle vecchie missioni. Tra l'altro ho fatto solo imprese di esplorazione e due Vabbè, sì, imprese. perché l'omicidio alla fine due sono Però poco più. vedi, dai, cioè, ci sono cose simpatiche che magari uno se le fa e sono divertenti. Cioè, scherzo telefonico, elimina 5 bersagli con un telefono. Pozzo dei desideri, nascondi 5 corpi nel pozzo. Completa esenti imprese, pianista, queste mi sa che sono vecchie. Invece esplorazione, già ce ne stanno un po' di più. Trova la combinazione della cassaforte nella scuola, travestiti da ufficiale. Beh, ce ne stanno di cose. Io fondamentalmente, questo è uno di quei fattori che a me piacciono, nel senso che comunque avere diverse cose da dover completare. Per un fattore anche di, se vogliamo, legato al raggiungimento di alcuni obiettivi, achievement e quant'altro, a me ha sempre fatto piacere. Ho visto poi che recentemente è una cosa che dovrebbe piacere anche a te, perché ho visto che hai platinato Shadows of the Beast. Sì, è stato, diciamo che mi sono tolto una piccola soddisfazione personale proprio a livello nostalgico. Quello di platinare Shadow of the Beast era sia un atto dovuto, sia io non sono un cacciatore di trofei, non era particolarmente difficile da platinare e le sfide che mi proponeva erano sfide interessanti, mettiamola così. Beh, l'uccisione che ho fatto io perché è molto divertente. Vedi la difficoltà più alta.
e fare un paio di cose buffe. Quindi diciamo che un po' alla volta me lo sono platinato. E beh, ingresso nel club, questo è sempre nel club cortile. Ma io intanto sto vedendo diverse cose per... Guarda, visto che comunque sei stato molto veloce, se la vogliamo riprovare, io ti posso far, vediamo se ci riesco, a farti fare l'uccisione che ho fatto io perché è molto divertente. Va bene. Io intanto sono entrato, non so se il fatto di entrare dentro al club cambia qualche cosa, però... Ti semplifica un po' la vita, rimani così vestito come cameriere, esci dal club e vai praticamente di fronte al consolato. Proprio il muro di fronte al consolato ci sono tre archi. Nell'arco centrale troverai dei giornalisti che chiacchierano. Ah, questa cosa lo sai che l'ho vista forse in un video? Che tu praticamente ti vesti da cameraman. Ti vesti da cameraman, esatto. E poi andavi Vestendoti da a fare... cameraman, riesci a entrare con i giornalisti nel consolato. E mentre i giornalisti fanno un'intervista, tu hai modo di fare cose divertenti. Ah, tra l'altro mi sa che ho trovato l'opportunità che mi ci lega, perché questi due che parlavano, ricordo che erano quelli del... Credo che parlassero proprio dell'intervista. Ora tanto li dovresti vedere, proprio sotto uno degli archi. Sì, è in mezzo all'arco più grosso. Vuoi seguire questa opportunità? Sì. Picco d'ascolti. Adesso ti dovrebbe mandare a cercare il cameraman. La cosa comoda è che il cameraman non ha nessuna fretta di raggiungerli. Perché praticamente si è offerto come sostituto del loro cameraman che si è sentito male per l'intossicazione alimentare, si è fregato i soldi e dice a me chi me lo fa fare di andare a fare il servizio, quelli mi hanno pagato un mese di stipendio, arrangiatevi. Pensate. Tra l'altro il cameraman mi sa che sta dentro il club. Esatto, per quello ti ho detto che ti tornava comodo essere vestito la cameriera del club. Io la prima volta ho Perfetto. fatto, scusatemi il termine, un casino per entrare in quel club. Perché Me lo dice, ok, immagino. prendi gli abiti del cameraman. Il cameraman entra nel club e tu rimani fuori. Questo è tipo il discorso: vai a scuola e ci sono le guardie sulla porta. Sai Allora, quando tra dicevo l'altro... hanno alzato l'asticella della difficoltà e ti hanno interrotto i percorsi filoguidati? Ecco qua, intendevo questo. Ho capito. Beh, ma vedi, ora per esempio io non lo posso raggiungere perché c'è proprio davanti credo che sia il caposala che mi riconosce. È l'unico Ah, tizio qua dentro che mi c'è un altro riconosce. ingresso al lato del locale, chiamiamolo così, però mi sa che è chiuso a chiave. Certo, avvelenare il narghilè sarebbe figo, solo che non Se so. c'ha il veleno, ti riconosce o non ti fa entrare, però ci dovrebbe essere un altro ingresso. Ah no, sei entrato, sei entrato. Sì, di essere entrato sono entrato. Il problema grosso è che adesso lui sta seduto. Vediamo se però posso... Ah no, Statene vicino. aspetta, che adesso... Hai presente i bagni e i lavandini? Sì, infatti adesso spero che ci rivada. Perché prima c'è andato. Quindi se ci riviene... Spettacolo. Tra l'altro, tiè, me lo sto guardando in diretta da... Fantastico. Aspetta. Mimetizzati. Ma lui ci va al bagno? Al bagno no, va al lavandino. Dove va al lavandino? Quando va al lavandino lo acchiappi nel momento giusto e poi nel bagno, conviene salvare. Calcola che ho fatto una... Cappellata. Sì. Ti stai picchiando con i soldati. Vai. Sono un maestro di Aikido. Steven Seagal mi fa una pippa, fai. In sigla adesso è anche abbastanza grosso. E ora travestimento, camera. Delitto avvistato, cosa importa? Ci. Io Pensa, ne hai esco. lasciati tre stesi in terra. Ma io infatti sono uscito da cameraman. Cosa diavolo è successo? Ah, scappo via! Ah, sto simulando Tommy una di essere un Una cameraman crisi spaventato. isterica. Esatto. Ah, bellissimo.
puoi tornare a parlare con i. Esatto, tanto sono compromesso, ma non mi interessa. Io adesso sono un cameraman figoso. Eccomi, ragazzi. Sono qui per voi. Ricercato. Ma cosa importa? Adesso entro dentro e stordisco lui, il capo della troupe. Ricercato. Non so se potrebbe darti problemi questo fatto ora come ora. Di essere ricercato? Sì, io sono riuscito a stordire lui e soltanto lui, quindi me ne sono andato pulito, però Non importa, noi vediamo cosa faremo. succede. Noi intanto salviamo così. Vado sullo slot vuoto e via. Vai, vai, Allora, ragazzi. ti dico in anticipo quello che devi fare quando sarai dentro. Ti porteranno in una stanza dove devono fare l'intervista e tu devi attivare la telecamera. Nota, c'è un'altra telecamera intera, se avessi degli esplosivi potresti piazzarli in un'altra telecamera, ma non ce l'hai, quindi lasciamo Eh stare. sì. Quindi una volta che avvii la telecamera, c'hai cioè un tempo limitato, credo sull'ordine del minuto e mezzo, 2 minuti, in cui lei fa l'intervista e tu sei, tra virgolette, libero. Devi nascondere la pistola, perché puoi salire al piano di sopra, ma ti perquisiscono. Quindi devi nascondere la pistola, salire al piano di sopra, andare in cabina di regia e lì ci troverai un interruttore. Ok, penso di potercela fare, agente. Che il messaggio si autodistruggerà fra 5 secondi. Vediamo un po', vediamo un No, po'. è Twitch che si autodistruggerà fra 3 secondi se Speriamo di continua no, così, anche perché. però. Ma guarda, devo dirti che oggi ho giocato un po' con le impostazioni, perché reduce dall'esperienza di Valerio, che tra l'altro devo capire che cosa fa col suo computer. Che oggi non so se hai seguito un po' la diretta di Mirror's Edge, ma a un certo momento era diventata invivibile perché scattava ogni 5 secondi. Non ho Allora. capito se era un problema di buffering del suo No, ma io, Twitch guarda, io o se era il infatti. DC che non andava col gioco, insomma. Io cercavo di comunicare con lui via chat. Il discorso è che purtroppo la risoluzione fa tanto quando streammi, nel senso che io adesso non sto streamando al massimo della risoluzione consentita dal gioco e dal mio computer, ma sto streamando a 1280x720. E questo perché? Perché tu praticamente che fai? Limiti il crop della risoluzione e permetti a XSplit e a Twitch di gestire il tutto senza sforzo, capito? Se io adesso stavo a 1980 al massimo, quindi 1920, scusa, chiaramente diventava problematico perché lui doveva sintetizzare il segnale, ridurlo a 1280 e riprodurlo. Quindi un No, e carico. conviene sempre mandare il segnale Bravo, dalla risoluzione nativa. esattamente, bravo. E poi ho abbassato l'encoding video perché comunque, soprattutto su questo su Hitman che ha ambientazioni grandi e piene di dettagli, infatti noterai che forse le ombre sono un pochettino abbassate, però come hai visto la fluidità non ne sta risentendo per nulla. No, infatti, quando Twitch non mi fa buffering, va tranquillo. Purtroppo io ho il mio problema di connessione, soprattutto a quest'ora di sera Twitch è pesante. Al Immagino, mattino mi va vabbè, ma più adesso snello. arriverà la fibra, dai. E speriamo, sarebbe anche ora. Già. Intanto io ho seguito la troupe, purtroppo sto giocando col volume basso, pertanto non sto sentendo quello che dicono. C'è sempre quel famoso discorso che non si sa perché non si vedono i sottotitoli. Boh. Ma guarda, resto allibito anch'io perché tra l'altro è un'opzione che non ho trovato nel. Però, come si suol dire, insomma, misteri della fede. Call me Klaus. Vai, Klaus. Vabbè, dai, Jumfrey Boy. Devo attivare la cosa, no? Anche qui vedi, avendo un fucile, facevi una mitragliata e le ammazzavi tutti. No, forse era un tantino alto quello. Forse mi davano. Mi mettevano nella condizione. Questa è la telecamera famosa di cui mi hai parlato, credo. Esatto, sì. Adesso come si siedono, tu attivi la telecamera se non l'hanno già Benissimo. fatto. Fatto. Dopodiché devi fare le cose un po' di corsa. Allora, ho completato l'opportunità. Qui vedo un'altra telecamera più piccola. Ah, Sì, lì è era dove quella puoi dell'esplosivo mettere gli esplosivi se ce telecomandato. l'avessi. Allora, io ti consiglio di uscire dalla porta opposta da cui siete entrati perché lì trovi un cassonetto dove puoi nascondere la pistola. E poi devi trovare le scale, salire e andare sopra dove stanno facendo l'intervista. No, come sopra dove stanno facendo l'intervista? Io sto già C'è dove una sta. balconata sopra la stanza dove stanno Ah, facendo ok. l'intervista che permette di accedere alla cabina di regia. Benissimo, allora ho trovato dove nascondere il coso. Poi devo salire, dove salgo? Dalle scale principali ti dovranno perquisire.
Occhio che su ci saranno uno o due guardie che possono identificarti, quindi devi cercare un po' di evitarle. Benissimo, mi sbrigherò. Per guidarti sulla posizione di dove devi andare, anche da su puoi usare un pochettino il focus, perché comunque vedi dove è lui e quindi sai che devi andare in quella zona sopra. Ma non mi rompere, dai. No, non ci posso credere. C'ho due guardie che mi vedono. Fantastico. Non ho detto che c'erano due guardie che ti vedono. Tra l'altro non mi Però fa stanno. ronde, quindi si dovrebbero spostare. Speriamo, perché una sta proprio fissa. Il fatto che lui mi abbia perquisito, credo che oramai non lo deve fare più, no? No, non dovrebbe. Ok. Ok, vabbè, non mi dico ho beccato la rampa di scale sfigata, oh. Ah no, ma è una. No, sono due. Sì, ho beccato quella sfigata, porca vacca. Mi dovrà. Non cambia quasi niente. Beh, perché stanno tutti e due lì. Incredibile, me sta a seguire, oh. Infame. Appena ho deciso di spostare rampa di scale, si è spostato quello della ronda. Incredibile. Mi devo far riperquisire? Vai. Se ti dice di farti perquisire, sì. Sì, mi è toccato rifarlo. Vediamo Poi se stai in salgo. tempo. Cerca di raggiungere la balconata sopra la stanza dove stanno facendo l'intervista. Ok. Dovrebbe essere questa. Sì, eccola. Perfetto. In fondo alla balconata ci dovrebbe essere la cabina di regia. In fondo alla cabina di regia c'è un pulsante. Rilascia alce. Grande. Allora, aspetta, Non è questa la cabina di regia? O perlomeno non credo. Cacchiarola, dov'è la cabina di regia? Ah, Te la sei lasciata alle spalle, io l'ho visto adesso come sei entrato nella balconata. Era nell'altra estremità. Quindi ti devi rifare la balconata. no, aspetta, scusa, io sto sulla balconata adesso. C'è solo una stanza. Se sei proprio sulla balconata, la cabina di regia sta a destra Ma se ne quando sono di molto andati. è troppo tempo. Te Non ho l'ho detto, fatto in abbiamo tempo. fatto di corsa. Però dovresti avere un salvataggio automatico entro 10 minuti fa. Ora che sai qual è la strada. Allora, vediamo un po'. Carica. Hai visto l'alce? Sono 2201, sospeso, sì. 2203. Sì. Vediamo se a L'ammazzi con questo ci quello. arrivo. Ah, ok, perfetto. Vediamo se ci arrivo. Dai, 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 carica, carica. Io sto vedendo adesso che hanno finito l'intervista. Sto Twitch che è sempre un minuto e qualcosa indietro. Ammazza, un minuto è tanto. Io mi ricordo che era una manciata di secondi. Ah, troverò 1 e 2, quindi mi conviene fare subito l'altra scalinata. Altra rampa, sì. Eh Io ti ho sì. appena Benissimo. visto nascondere la pistola adesso. Fatti perquisire. C'hai un cane che abbaia nel cortile? Porca vacca, il giro che ho dovuto fare. No, vabbè, ma se non cincischi. Lo so, ma Che guarda che certe volte sfiga fa? proprio, Non cincischi. eh. Allora, questa è la cabina di regia. Lattina, faretto. Non lo trovo rilasciarci, dov'è? Adesso quando Ah, lo vedo anche. eccolo. L'hai trovato, ok. Bam! Spettacolo! Porca vacca, oh! Completiamo l'opera. Torna giù. Tanto adesso devi andare a riprenderti la pistola. Dopo Certo. che hai ripreso la pistola, magari salva. Perché ti faccio anche cancellare i nastri di sicurezza. No. Ma non lo facevo da lì? Ok. La cabina di regia è solo per la sala televisiva, così per l'intervista. Devi andare nella sala sicurezza per cancellare le telecamere di sicurezza. Va bene, capo.
Ed è la porta di fronte al cassonetto dove hai buttato la pistola. No. Ah, dicevamo, dove ho buttato la pistola? Porta di fronte? Ah, tra l'altro tra un po' lo vedrai passare dentro un sacco d'autopsia. Ah, ok, qui c'è un poliziotto però. Uno solo ce Se ce n'è uno solo, le porte sono chiuse, magari te lo stordisci. Se no, lo puoi attirare fuori con la fotocopiatrice e fare il giro. n'è. No, stordito. Che dici, mi travesto? No, puoi uscire benissimo vestito da cameraman. Che te ne frega di vestirti da poliziotto? Ti vede più gente, guarda. Benissimo. Ah, eccolo! Mi sta passando davanti, Carcola. Li hai distrutti i nastri, sì? Ok, Sì. io ti ho visto adesso soffocare la guardia, quindi. Quindi adesso me ne Tra vado. l'altro, credo che adesso tu sei col volume basso. Se non sbaglio, adesso parte anche un messaggio all'interfono che avvisa che c'è stato un Un incidente. incidente, una voce femminile rotta dal pianto. Pensa te. Allora, Ok, quindi questa l'ho fatta. te ne Ora puoi andare. dovrò andare alla scuola. E devi andare alla scuola, e anche lì c'è un altro ingresso. Cioè, c'è un altro modo per entrare. E dai, guidami, oh, già che ci siamo. Già che ci siamo, per un altro ne ho trovato io, poi magari ce n'è anche qualcun altro. Ci dovrebbero essere in un vicolo dei tizi con un bavaglio, non una benda, una qualcosa alla bocca, insomma, che attaccano dei manifesti. Ah, ok. Puoi sostituire uno di loro. Salutiamo Ariaximo. Ciao, Oh, Arex, Ximo. buonasera. Intanto mi sa che li ho Siamo. visti. Ce n'è uno con la benda. No, questo è proprio un gruppetto. Hai presente dove c'è il negozio dove c'è il preside? Lì dovresti trovare un opuscolo in strada che, se lo leggi, ti dice il punto esatto dove andarli a rintracciare. L'hai letto prima nella partita precedente, poi non hai seguito Ah, certo. quella traccia perché stavi seguendo l'altra, quindi ovviamente non ha senso seguirne più, ne puoi Ora seguire vatti solo a una ricordare volta. quel vicolo, però. Allora, no, questo no. Non era qui. Forse è lì, vediamo un Sono comunque vestiti da medio orientali, da cultura araba, quindi non sono in jeans, po'. camicia, Ok. maglietta. Sono i tipici caffettani. Benissimo, benissimo. Cacchio, m'ha visto. Niente. M'ha detto sfiga. Ecco dov'era il coso. Accediamo l'informazione, programma di stampa. Via. Ah beh, ovviamente adesso che sei tornato al mercato, sei ricercato al mercato questo vestito. Ecco perché t'ha beccato. Allora, no, rigioca, carica. Io ovviamente avevo salvato quando sono uscito, Sì, mi giusto? ricordo. Sì. E dove ho salvato? 22 e 4. No, martedì 11. Sì, può darsi, sono No, 22:10. oggi. No, aspetta, vabbè, c'è il salvataggio automatico, no? 22 e 7, 22 e 10, perfetto. No, effettivamente non ho salvato. Vabbè, pace poco male, c'è il T'hanno checkpoint. crivellato dentro il cassonetto. Esatto. Non ho nemmeno sbloccato un achievement per questo spettacolo spettacolare. E poi ci doveva essere qualcosa, non lo so, raccolta differenziata umido. No, purtroppo no. Non faccio molto sport. Tu che fai? Vai a prenderla questa moneta? Ma che tu sia maledetto? Me la posso raccogliere di nuovo? Sì.
Vediamo un po'. Non ci posso credere, oh, ma qua. Quanto ci ha messo? Aspetta. Maledetta. Volevo prendermi un altro vestito. E invece mi ha scioccato. E invece mi ha scioccato. Aspettate che mi sistemo un attimo sulla sedia che mi sta prendendo in coso. Ah. Non salto. Starò fuori dall'inquadratura, sti cavoli. Allora, vediamo un po', mi devo prendere un altro vestito da un'altra parte. Questa sta. Aspetta, che scemo. No, ma qui dentro non vale la pena. Allora, qui c'era la cosa, qui c'è la porta dove uscire. E via, verso mondi migliori. Allora. Perché in Ce l'hai effetti la avevo pistola? Perché se compromesso. c'è la pistola hai anche cancellato già le cose. Sì, ma era già il punto dove m'ero. Fatti una salvatina per sicurezza. Ok, adesso devo prendere un altro travestimento. Solo che qua per le strade di Bara, di cosa, di Marrakesh diventa complicato. Forbici. Benissimo. Forse ho trovato qualcuno che mi può essere utile. Un soldato. Un altro tizio. Bene. Sei in mezzo No. all'abitudine di No, tappeti. ma puoi fare una cosa. Puoi andare a prendere quella mia moneta. Sì, grazie, lo so, molto gentile, molto gentile. Vai a raccogliere la moneta infame. L'odio. La moneta infame è parente della colonna infame. Ma dritto avvistato. Oddio, ma escono da tutte dalle fottute pareti. E te l'avevo detto che era complicato fare le cose Porca vacca! tra le strade di Marrakesh. Vabbè, ci vuole un approccio più innovativo a queste cose. Allora. È un uomo o una donna questo? Fammi vedere un po'. Una donnola, no, No, è una ovviamente. donna, cacchio, non ce la faccio niente col vestito. Perché manchi di fantasia, vedi? Mazza. Davvero? Non mi dica che me ce veste. Davvero me ce veste? No, non credo. Vabbè, tentar non nuoce. Giusto? Oddio, io mi ricordo l'ultimo hitman prima di questo, a un certo punto veniva attaccato dalle suore ninja. Vabbè, in effetti. Vabbè, ho sprecato un proiettile. E in questa bellissima terrazza non c'è nulla. C'è un mattone. Un Credo che sia misero. un ingresso alternativo questa terrazza. No, lo vedi che non mi fa fare niente. Forse di qua. Un travestimento. Ah ah! Mi sono travestito da tuttero. Da che? Non lo so. Ho letto una cosa al volo. Sono mezzo muratore. Della ditta di manutenzione. Vai. Che era qua che mi faceva Probabilmente prendere? c'è qualche traccia per entrare o al consolato o a scuola con questo travestimento e con qualche oggetto strano. Potrebbe darsi. Potrebbe darsi. Allora, adesso dovevo andare a cercare il coso che mi avevi detto te, no? Cioè con il volantino li trovi subito, se no rischi di girare mezz'ora fra le viuzze. Che mi devo ricordare dov'era il volantino adesso. Se qui. Vicino alla zona coperta. Non era qui. Ah ah!
Presa elettrica a alto voltaggio, accendi. Non posso esporre. Folgorare la guardia che passeggia di là, però devi avermi messo la presa. Ti Esponi il cavo. E non me lo fa serve un fare. cacciavite. Ah già. E vabbè. E vabbè. Tanto non trovo sto benedetto Tanto coso. non te ne frega niente, quindi boh. Accedi alle informazioni F1. Che ho trovato? Macchina della propaganda. Gli attivisti sfruttano il nome del Crystal Dawn per diffondere falsa propaganda. Ah, forse l'attivista, dici tu. Ok. Sì. Ah, eccoli! Sì, chi so io? Però ascoltali e poi ti dice di seguirne uno se fai il Aspetta un corno, qui ce n'è uno, stavo per fare un altro numero. Allora, intanto l'ho trovati, quindi salviamo, il che è positivo. Non ti sta dando l'opportunità, però. Guarda, l'opportunità è uno che se ne sta andando così per cavoli suoi, quindi lo Ah, seguo. ti dice di seguire lui? No, ma è uguale, non mi è comparso alcun pop-up. Prova a vedere. Nel menu ci sono le opportunità. Dovresti poterla attivare. Se l'hai sbloccata una volta, dovresti poterla attivare a prescindere. Siccome l'hai attivata la volta precedente, l'hai sbloccata la volta precedente, fondamentalmente ti dice di prenderti un vestito da attivista, che mi sa che è proprio quello che stai seguendo, e puoi tornare dagli altri. Solo che sto attivista adesso si farà tutta la passeggiata in mezzo al souk. Quindi trovare un posto in cui tu lo possa stordire sarà impegnativo. Sì, stai seguendo quello giusto comunque. Ah, allora la Io vedo come sempre tosta. sono in ritardo. Hai provato a entrare nel menu e attivare l'opportunità? Allora aspetta, come sentare il menu F1? Sì. Opportunità. Apriti sesamo. Un motivo per combattere. Dovrebbe essere questa forse. Mi Gli sembra di sì. attivisti, sì. Segui. Sì, infatti adesso mi si è illuminato. Adesso ti dici di seguirlo, perfetto. Se comunque l'opportunità la stavi seguendo anche se non era attivata, non sei obbligato. Certo. Ci vorrà un po' prima che questo qua sia in un posto senza nessuno che ti vede. A me è capitato a un certo punto che si infilasse in mezzo ai labirinti di tappeti e l'ho beccato lì. Non so se più avanti vai in un posto ancora più riparato. Non so, un po' che ho creato, ma vabbè. Però è anche vero che io non avevo le monete. Ma io ho trovato utilissimo mettere sempre le monete. Sì, ho notato che tu usi parecchio le monete. Io invece trovo più utile prendere i chiavistelli. Compromesso. Sì. Arresto. T'hanno visto cambiarti. Vabbè, tanto sta, guarda, da lì a poco. È che effettivamente ho tirato la moneta troppo vicina. Perché se la tiravo un po' più all'interno del vicolo era fatta. Tra l'altro dovrei provare se tirando due monete fa la, come si dice, la. La combo. Sì, esatto. La sequenza. Ma questo è un gioco che quando ti dai il compromesso di solito conviene ricaricare, senza star lì a cercare di. Guarda che, aspetta, mi voglio tagliare, scusa, vediamo se riesco a fare il pistolero più veloce del West.
Tra l'altro... No! Si è chinato all'ultimo. No, loro mi hanno visto. Non sono riuscito a fare il pistolero più veloce del West. Era pretenziosa. Beh, ho capito. Le cose vanno provate. Porca vacca, però. Tra l'altro quello mi si è, come si dice, mi si è spostato. Visto che uno si spaventano. Te ne butto lì una. Se avessi del veleno, penso qui potresti avvelenare il banchetto di lumache, perché lui a un certo punto, girando, girando, si prende una lumaca nel banchetto e a quel punto andrebbe a fare il vomitino in bagno. Però bisogna avere il veleno per topi. Sempre Sì, ma lì, lì. Se, torniamo infatti, sempre lì. bravo. Si possono fare un sacco di cose quando hai i requisiti e quando lo sai. Già. Simo dice: è troppo bello come gioco Hitman. Simo, ce Beh, l'hai? Ci stai giocando anche tu? Facci un po' sapere. è bello, sì. Certo ti devono piacere questo tipo di giochi, eh. Io Sì, continuo ti deve sempre a piacere dirlo. metterti in gioco, metterti in sfida, sotto esame, e cercare di fare delle cose creative. Io sinceramente non sono soddisfatto se quando faccio la missione trovano i cadaveri, tranne quando magari non riesco a fare un assassino mirabolante tipo quello dell'alce, che quello è divertentissimo. Cioè, gli fai cadere l'alce in testa, ok, lo so che hanno trovato il cadavere, però vuoi No, togliere una vabbè, soddisfazione. dai, ma che sfiga. Non ci posso credere. Considera. Oh, intanto è arrivato Luca. Considera, porca vacca, la. M'ha visto di un soffio, di un pelo. Vado a tirare un po' più indietro, forse. Oppure. Ah, là, c'è andato? Guarda, eh. Luca, che brutta gente, Luca, che brutta gente. Lui è bello e quindi può permettersi di dircelo, capisci? No, la sfiga non è che ti ha visto per un angolino, è che proprio in quel momento passasse il soldato. Dai. Oh, beh. Che fai, mi guardi? Ma però non mi vede nessuno, infame. Mica potevi fare come te pare, eh. T travestimento. B. Ah, ups. Ho premuto. Dai! Scusa. Steven! Oh! Grande Steven Seagal. Allora. Occulta. B. Ce l'hai fatta. Salutiamo Occulta. anche Top Ultraman, che è entrato in chat. F. I monete. Buonasera. Allora, perché non mi dà l'opportunità? Aspetta. Allora, parla con gli attivisti. Andiamo, attivisti. Quindi, siamo riusciti a prendere il travestimento. Andiamo dagli attivisti e vediamo un po'. Adesso con gli attivisti ti fai una bella passeggiata e entri No, direttamente davvero? a scuola. Ah! Tra l'altro, andiamo in giro, guarda sto tizio. Ma non posso mettere un autofollow? E top, stiamo facendo Marrakesh, l'episodio 3. Che è stato rilasciato la settimana scorsa. Tra l'altro, recensito sulle nostre pagine, magari Luca te lo linka fra poco. Su Sto facendo io, GameSurf. Ah, grande tranquillo. Tommy. Siamo autonomi. C'ho Bravo, bravo il Tommaso. tasto destro copia, incolla, Già pronto. rapido e autonomo. Bravo, bravo. Funziona. Ok, funziona. Ammazza, manco il conto alt gancio, Tommy.
No, sto PC ha bisogno di una martellata. Ok, ce l'ho fatta. Bravo. Allora, intanto guarda pure questa location, quanto è bella. Oh, prima non c'ero entrato. Dove? La palestra? No, sto dentro una specie di mercato delle lampade. Ah, sì, il mercatino Molto coperto bello. con molto molto carino, sì, molto molto marocchino. Eh sì. Poi si chiede Top se ce ne sono altre dopo. Altre due, no? Giusto, Tommy? No, altre tre, ne Altre usciranno altri tre? tre Ah, già, erano episodi sei. che dovrebbero essere rispettivamente Thailandia. Thailandia, Stati Uniti e Giappone. Ah. Stati Uniti, credo, mi sembra New York. Ebbè, pensa a New York che faranno. Se qua sono riusciti a fare una cosa del genere. Dipende sempre da cosa Dal intendono tipo di fare di New missione, York, chiaro. certo, perché anche Parigi dice che chissà cosa possono fare a Parigi. Hanno fatto una villa a Parigi, enorme quanto vuoi, ma una villa. Certo. Beh, comunque dai, effettivamente queste tre location che abbiamo fatto insieme comunque sono tutte molto popolose. C'è da dire che comunque hanno saputo riempirle, anche se. Sì, assolutamente, ma la folla che c'è qui a Marrakech, è al pari della festa della villa in Francia. Beh. Top, intanto se vuoi puoi fare follow al canale così ti troverai anche le precedenti due dirette che abbiamo fatto sugli episodi che sono usciti prima di questo e sicuramente potrai ricevere gli aggiornamenti quando faremo le altre, visto che ci ha chiesto se le facciamo tutte. Sì, top. Comunque l'idea è di farle tutte. Adesso man mano che escono, stanno uscendo mese dopo mese, quindi la prossima dovremmo aspettarla tra fine giugno e inizio luglio, a Sì. meno che non saltino un mese per l'estate, perché effettivamente a luglio, agosto, settembre, adesso non mi ricordo se l'ultima era prevista a settembre o ottobre. Ah boh. Comunque trovi già la diretta della Sì, ma nostra. infatti, ecco, ce ne C'è stanno. il tutorial con le due missioni di tutorial e la missione francese, e poi c'è la diretta con la missione nel paese di Sapienza. Exactly. Sì, Top Ultraman qui su Twitch. E poi dovremmo avere anche il nostro replay su YouTube. Adesso ti do Sempre anche il Gamesurf link. TV. Sempre GameServe TV. Tra l'altro. Adesso ti do il link anche del nostro Ah, canale ok. YouTube. È questo. E naturalmente del nostro sito. Dai, eh. Allora, intanto qua siamo arrivati in un'altra zona che non avevo fatto prima. Ah, tra l'altro, ammazza, vestito da attivista non. Praticamente non ti guardano al piano Esatto. terra, invece ti fanno grossi problemi al piano di sopra. Però vabbè, adesso sei dentro e ammazzare il generale devi andare un po' di fantasia. Però ti dovrebbe proprio portare fino al generale. Io l'ho beccato mentre saliva le scale. No, io invece sto proprio davanti a lui. Addirittura. Ah, ma sei ancora nella stanza con la stamperia? Sì. Seguilo adesso. L'unica sfiga che ti può capitare è se sulle scale in quel momento ci sono guardie. Se no io l'ho beccato lì sulle scale e me ne sono andato con eleganza. Beh, io adesso lo seguo. Cercando di fare attenzione a chi c'ho vicino. Perché effettivamente al piano di sopra una Altrimenti guardia sei già dentro, ti cerchi una guardia isolata, le freghi il vestito e non vedo. bla bla bla. Però No! per dire, questo è un metodo alternativo per entrare anziché avere il vestito della guardia e la chiave del professore, ecco. Esatto, intanto qui c'è una guardia che lo segue. Top Ultra, ma abbiamo più di 1120 iscritti. Ti invitiamo a essere il nostro nuovo iscritto, numero 1122. Ma come cavolo ho fatto a vedermi? Oh! Naturalmente tu hai salvato dopo essere entrato a scuola. Non ricordo. Ma non è importante, io adesso farò un'azione. No! Ho sbagliato Fare un'azione sbagliata. tasto. Oh! Mi hanno circondato, Johnny! Vabbè, carica, ci cioè, sarà un salvataggio automatico, no? Eccolo! E beh, certo che anche tu da intrusione rilevata hai continuato a gironzolare tranquillo. Vabbè, capito perché ho dato il tempo per il salvataggio automatico.
certo. Allora, allora, Poggioppino, come si dice dalle nostre parti. ragioniamo. Vai, apriamo. Beh, una te la butto lì. Tu sai che il generale girando, girando si affaccia dal pavimento sfondato del bagno, giusto? Se tu fossi al piano di sotto con la pistola in mano quando lui si affaccia? Il Sei inventivo. problema è che sotto ci sono le guardie, quindi devi prima tirare fuori le guardie. Ma non ho capito che è successo. Non so che cosa ho fatto, ma va bene così. 1304. Top, a me segna un altro numero, però può essere 1304. Chiedo conferma a Luca. Mi devi perdonare, caro. Sì, scusami. Hai ragione, mi simulo la resa. Hai ragione. Non mi avrete! Tan 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 tan. Sto Segnati fuggendo. le ossa che mo te le mischiano. Mi sono perso quando hai preso la chiave universale. Te la sei messa all'inizio come equipaggiamento. Sì. Ah, ok. Il grimaldello. Tan 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 tan. Sei sempre irruento nelle tue missioni. Io le finisco senza sparare un colpo. Sarà per quello che io ci metto un'ora e mezza e tu 30 minuti, ma. Chi è che mi spara? Oh. Ma cosa? Cosa è successo? Ma perché? Avevo preso il travestimento. Maledetto. Devo inventarmi una Sempre la cosa famosa più. storia che ti riconoscono i colleghi, eh? Ah, beh, già. Ah. Hai ragione anche tu. Bene. Beh, dai, Simo, ammazza sto generale Guarda che cosa che creo, eh. abbiamo fatto anche ora, come si suol dire. O se no, l'hai già ammazzato prima, quindi. Sì, no, ma infatti adesso. Ultimo tentativo, giusto per, dai. Scusa, scusa. Sì, quindi? Ci guardiamo? Dai, mi guardo anch'io. Ora, se pensi che questa scuola sta nello stesso ambiente dove c'è la sede, del consolato svedese e paragoni i due ambienti, e pensi che in mezzo c'è tutto il souk di Marrakech, ti rendi conto che comunque hanno fatto un lavoro decisamente interessante a livello di ambientazione. Beh, Cioè, è sì. Vero, varia, almeno è varia. vero, ti do ragione. Ti do assolutamente ragione. Minchia, qua mi vedono tutti. Ma io ho la soluzione. Mastro Lindo. Ma guarda che creo, eh. Questo? Aspetta che me devo tagliare, aspetta. Non so, calcola che me lo tengo questo, eh. Non ci credo, chi mi vede?
Vabbè, direi che le scrivanie non sono molto molto coprenti in realtà. Tantan. Ce la farò. Allora, intanto mi devo mettere una Modalità moneta. Rambo. Esatto. Poi. Lanciagliela anche in inglese. In teoria puoi farlo, mi sembra. E questo chi è? Babbo Natale. Aspetta. Ah. Vabbè, dai, calcola che ho fatto quello che ha detto Top. No, mi sono tagliato. Ha lanciato la chiave Esatto, però mentre mi inglese. mirava, mi ha fatto tipo, hey, what are you doing? Down! E ho tirato sta chiave. Però calcola, eccolo, PAM! Tanto svengono subito. Vabbè, la chiave inglese può essere una bella soluzione. Dai, faccio l'ultima azione simpatica e poi andiamo. La chiave inglese è un'arma abbastanza versatile e poliedrica. La puoi lanciare, stordisce la gente, ammazza. Come dite dalle vostre parti, ammazza. Oh. Tieni che crocca, oh. Tra l'altro per quanto stanna. Ma che io sappia, lo stun. Lo stordimento da oggetti o da strangolamento è permanente a meno che non lo risvegli qualcuno. È solo il cazzotto che lo stanna per un paio di secondi, giusto il tempo che a quel punto o gli dai il KO o gli spezzi il collo o altrimenti si rialza. Giusto Aspetta, il per dire che non mummetaglia, ne puoi uscire rapidamente dalle situazioni di combattimento a pugni. no, che sfiga. Sei passato dal lancio delle monete al lancio delle chiavi È un inglesi. killer! È un killer con la chiave inglese! Aspetta, più il fucile d'assalto, metti che mi può servire. In Ma è questa stessa morto? mappa ho fatto una missione, un contratto di quelli dei 6 di Sarajevo, che sono quelle esclusive per Sony PlayStation. Dove il bersaglio girava qui per la scuola con una guardia del corpo. E a un certo punto avevo notato che andava nel bagno. Allora che cosa ho fatto? Ho piazzato una carica di esplosivo nel bagno. Però la guardia del corpo è entrata per prima. Nel Io frattempo ti che io sento, eh. aspettavo che quello si avvicinasse alla carica esplosiva, la guardia del corpo l'ha vista e l'ha portata via. Però così facendo, per portarla nella zona in sicurezza dove loro nascondono le armi quando le trovano in giro, Sì. ha lasciato solo il bersaglio. Pensate. Quindi il bersaglio ha continuato a fare quello che doveva fare nel bagno, e ti lascio immaginare cosa dovesse fare nel bagno. La guardia che lo doveva scortare è andata a portare via la mina esplosiva, io sono entrato Vabbè, e l'ho robetta lanciato di seria, oh. sotto nel bagno. Bravo. Beh, vedi, si può fare. Io adesso gli ho tirato una chiave inglese e me ne sono andato. Qui che c'è? La mannaia. Aspetta, scusa, che non la fai in azione finale con una mannaia, scusa. Le mannaie esistono per quello. Chi c'è qui? Nessuno. No, non la posso tirare la mannaia. Non mi dire questa cosa. Che peccato. Se potevo tirare la mannaia, calcola, mi facevo un PG, lo chiamavo Docoglio Coglio. Allora. Ah! Si vede che la chiave inglese è craniodinamica, quindi la puoi lanciare in testa. Dai, fate qualcosa, giratevi. Dai, su, dai, che te ne vuoi andare? Dimmi che te ne vuoi andare, vero? Sì, bravo. Pazzing! No, Evaso? non l'ha accoltellato. Speravo degli schizzi di sangue, invece niente. G, esci dalla missione. Praticamente li ho stannati. Tra l'altro, stannati è No, una parola grossa. Ah, tranquillo che con la mannaia non li stanni. ok. Ammazza, mi aspettavo, che ne so, una schizzata di sangue, una cosa più.
più omicida, invece Dai, niente. non c'è stata la schizzata di sangue neanche quando hai usato l'asciantincendio. E tu hai ragione. Non me la E ricordavo questa cosa. quella apriva la testa come un melone, ti ricordo. Mamma mia. Allora, vedi, abbiamo fatto Candid Camera, picco d'ascolti, alce e martello, professionalità 5000, attacchino, un motivo per combattere, Ok, potete andare, hai fatto un percorso completamente diverso combinazione dall'altro, vincente, quindi esatto, roba nuova. e poi ho fatto corpo a corpo, coltello da combattimento, in incognito alla bancarella di lumache. Ah, perché l'ho sbloccati, scusa. Sono le varie possibilità, si ti ha dato degli oggetti che puoi equipaggiare Esatto. o nascondere negli appositi nascondigli Dai. e punti di partenza per la missione, se la vuoi rigiocare. Beh, dai, fantastico. Sono molto contento e soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Direi che ci possiamo andare a dormire sereni. Assolutamente sì. Allora, ragazzi, io a questo punto, come sempre, vi invito a venirci a trovare sulle pagine di Gamesurf. Chiaramente, la recensione che vi ha linkato poc'anzi Tommy, è ovviamente accompagnata da altre recensioni. La stiamo lavorando a tante cose. Oggi avete visto Mirror's Edge Catalyst. Tra l'altro, c'è la recensione sul sito. Esatto. Quindi, qualora vogliate entrare in contatto con quel tipo di gioco, potete anche prima di tutto vedere di cosa si tratta e se vale la pena. Stessa cosa riguardo il cinema. Tra l'altro, c'è la recensione del film di Warcraft, Alice attraverso lo specchio, è stata una buffonata incredibile. Non andate a vederlo. Vabbè, questo io sto dicendo la mia. Però anche lì Parere trovate la. personale non comprovato da articolo. Vabbè, sì, ma sotto questo punto di vista, non so se tu l'hai visto, Tommy, ma No, non ancora, però c'è veramente da. ho sentito pareri discordanti, perché invece ci sono state diverse persone che mi hanno detto che è fatto bene, è bello a livelli del precedente, e tu invece adesso che mi stai dicendo che è una buffonata. Sì, perché a me le storielle, come si dice, le storielle quelle un po' smielate, che pure senza né capo né coda, a me danno fastidio. Il primo mi è piaciuto molto, cioè, era un progetto originale, devo ammetterlo. Adesso invece Tim Burton è solo tipo, sta nella produzione, non è intervenuto a tutti gli effetti. Qualcosa si intravede, sai, il personaggio del tempo è molto burtoniano, se vogliamo. Però Vabbè, non ecco, facciamo finisce lì. spoiler No, no, adesso. ma infatti, vabbè, qualsiasi cosa potevi vedere da trailer, quindi tranquillo. Ah, ok. E dai, allora ragazzi, io a questo punto torno alla schermata del titolo, vi lascio con qualsiasi gioco stiate giocando in questo momento, chiaramente il follow lasciatecelo così riceverete qualsiasi aggiornamento riguardo a dirette future, ma chiaramente scriveremo tutto anche sul sito. E a questo punto ragazzi, buona serata da parte mia. Benissimo, E buona serata da parte mia. allora noi ci siamo divertiti, spero anche voi ragazzi, vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao!